Allora, eh, buonasera a tutti, io sono, no, non ero previsto dal programma, ma mi, mi sono insinuato solo per fare un saluto caloroso e molto sentito da parte della Fondazione. E detto questo, non, credo non sia necessario che faccia le presentazioni delle, delle persone che parleranno dopo di me perché sono note, sono amiche della Fondazione, del nostro lavoro e quindi non, non dico altro, ecco, solo il fatto di esprimere ancora una volta la, il piacere di ritrovarsi qui in questo luogo, un luogo della città aperto e sempre più desideroso di interagire con le attività culturali che si muovono qui, promosse dalla fondazione in collaborazione per i mille incroci che poi caratterizzano il nostro lavoro sul fronte culturale, editoriale, della associazionismo eccetera eccetera quindi mi sembra che dopo di me parlerà Francesca Gersetti e dopo le diciamo le autrici posso dire così del, del lavoro e poi ci sarà anche il, um, il simionato che si imporrà con la sua parola e con il suo ruolo dal punto di vista diciamo delle edizioni grazie, grazie a tutti voi grazie. di essere qua Mi associo al benvenuto da parte del direttore e sulla falsariga di quanto ha detto, il discorso della collaborazione, insomma vogliamo essere un punto di incontro di tante cose. E quindi rinnovo il benvenuto e devo dire che questo incontro di oggi è particolarmente significativo per la fondazione ma anche personalmente per me come... È, diciamo, responsabile e coordinatore dell'area documentazione ed esprimo un sentimento di sincera gratitudine per tutti i presenti e tutti i coinvolti in questa, in questa comunità di interessi, anche non presenti, che appunto rappresentano in qualche modo una comunità di interessi, una comunità di interessi che ruota a prima vista attorno alla figura di Luigi Coletti ma in realtà attorno a quello che lo stesso Coletti rappresenta ben oltre la sua figura, cioè il contesto da cui proviene. E comunque eh, anche la sua figura da sola sarebbe riduttiva e penalizzante definire semplicemente storico dell'arte. Coletti è molto di più. E questo è il motivo per cui pare doveroso e opportuno mettere in evidenza, prometto brevemente, per non sottrarre spazio al cuore di questo appuntamento, Cosa c'è dietro le quinte? Insomma, entrare in un backstage che un poco tutti già conosciamo e che rappresenta il motore sempre acceso di un lavoro culturale che ci piace portare avanti con serietà, a volte in sordina, ma con il gusto di dedicarvi nel mezzo di mille altre attività e impegni il tempo, le attenzioni necessarie e anche un po' di cuore. Aggiungo il cuore perché come dire, c'è del sentimento in tutto ciò. E tutte queste attenzioni nel nostro lavoro sono necessarie e doverose, secondo la nostra etica professionale, per ascoltare e raccogliere stimoli, proposte ed esigenze di ricerca dagli studiosi e dagli studenti. Per portare avanti puntuali e limitati, e vedremo dopo perché dico puntuali e limitati, progetti di catalogazione e inventariazione e poi per proporre iniziative di restituzione e diffusione pubblica di esiti di progetti di intervento o di ricerche svolte. Questo modo di procedere, apparentemente frammentato, ma in realtà coerente con una linea progettuale di intervento sulle nostre collezioni più complesse, ci muoviamo sempre all'interno di quadri di azione ragionati. Trova molti e non casuali punti di contatto con quanto si dichiara nell'introduzione al numero 2 di Fragmenta. E qui mi permetto di leggere un breve passo. Ecco per noi l'importanza di far conoscere delle ricerche sul nostro territorio, magari apparentemente disconnesse tra loro, fermandole sulla carta. Conservare questi fragmenta per poterli conoscere oggi e tramandarli anche al futuro per non disperderli. Promuovere la legittimazione della conservazione di una testimonianza mutila ma ancora riconoscibile di un'opera e di un intervento umano, cioè guardare al frammento per ridare organicità e continuità alla storia. E per fare questo è necessario lavorare e operare assieme, persone e istituzioni e con una prospettiva di lungo periodo. Dunque torniamo a Luigi Coletti, che è storico dell'arte ma non solo. E questo emerge molto bene dai due saggi che sono stati pubblicati in questo numero di Fragmenta. Emergono due aspetti diversi e complementari del suo essere e della sua attività, del suo stile di lavoro: l'aspetto dello scienziato, dello storico della scientificità del suo lavoro, ma anche l'aspetto militante, decisamente militante. E siamo tutti ben consapevoli di quanto tutta l'azione di Coletti sia stata totalmente immersa in Treviso, ma con uno sguardo molto più largo. E su questa figura di Luigi Coletti mi permetto di dire che Alessandro Biella, nel suo saggio, riesce in poche righe a sintetizzarne con efficacia, direi quasi efficacia chirurgica, la figura di studioso e militante. E qui vorrei proprio citare Alessandro. Che parla di Luigi Coletti come una personalità per certi versi alternativa e indipendente rispetto ai grandi nomi della critica artistica italiana del Novecento. Coletti risulta infatti incomprensibile se non si tiene conto delle sue origini e del suo retroterra culturale. E poi vedremo perché. Figlio di una famiglia alto-borghese, permeata di ideali risorgimentali e di imprenditorialità, Tramandata da un'idea dei diritti e dei doveri non meramente presidiante ai propri privilegi, ma animata da un senso civico, patriottico e con ambizioni di classe dirigente. Studente di giurisprudenza a Padova, come il nonno e il padre, a partire dagli studi universitari sulla legislazione artistica, per inciso, quindi non proprio una cosa casuale, Dunque, concepì la propria attività come un servizio alla collettività in campo amministrativo e pubblico, sindaco di Roncade a poco più di vent'anni, ricordo, sentendosi in primo luogo un cittadino piuttosto che uno storico dell'arte, di cui il suo legame costante con il microcosmo della propria città, Treviso, la cui identità era fondata su un patrimonio artistico e culturale comune che doveva essere studiato, catalogato e condiviso. Ha detto tutto e infine, fatto proprio dai suoi cittadini, tra i suoi molteplici studi di storia dell'arte, tutti condotti con quest'ultimo obiettivo, quello sull'otto, l'oggetto dell'intervento di Alessandro, certamente il più sentito e il più vicino a tale spirito. Mi pare che il quadro sia decisamente completo. C'è molta bibliografia su Luigi Coletti, ma questa è una sintesi estremamente efficace. E, eh, per aggiungere una chicca che spero vi faccia piacere, ehm, sulla figura di Luigi Coretti eh, stiamo organizzando un convegno in collaborazione eh, Fondazione Benetton con Università degli Studi di Padova e patrocinio dell'Università degli Studi di Torino nell'aprile 2024, a cui siete tutti calorosamente invitati per maggiori informazioni, rivolgersi ad Alice Couturlet che sta seguendo in prima persona tutte le fasi eh, progettuali. Allora, eh, da, da cosa esce? Da che ambiente esce Luigi Coletti? Esce, Dunque, esce da una famiglia di, eh, di antica tradizione cadorina. Eh, le prime notizie risalgono alla metà del 400. Noi qui abbiamo la testimonianza della vita di questa famiglia dalla metà dell'Ottocento, quando... Eh, un ramo della famiglia di Coletti scende da Pieve di Cadore, e scende a Treviso. Un altro arriva a Venezia, un altro resta a Pieve di Cadore. E quindi noi abbiamo, scusate, volevo farvi vedere ecco. Grosso modo il quadro è questo: questo signore, il primo in alto a sinistra è Luigi Coletti, fervido patriota, eh, cadorino, eh, amico di Pierfortunato Calvi, scende a Treviso, porta l'attività di commercio del legname e ne apre molte altre. E, Inizia il ramo della famiglia. Il signore sotto è Isidoro Alberto Coletti, figlio di Luigi che fa tutt'altro mestiere, diventa imprenditore nel settore della chimica. E poi abbiamo appunto a destra Luigi Coletti e sotto Nando Coletti. Quindi è una famiglia che si impegna tutta con lo stesso spirito nell'amministrazione, nell'economia, nella gestione della cosa pubblica e nella tutela dei beni culturali e nella cultura in generale. Quindi Luigi Coletti esce da questo ambiente. Mancano le donne di famiglia che come sempre stanno dietro le quinte, ma sono figure piuttosto interessanti su cui stiamo cercando di, in qualche modo di fare qualche scavo. Il responsabile di quello che noi chiamiamo biblioteca e archivio Coletti, che assomma circa 400 metri lineari di carte e libri, che abbiamo in biblioteca e vi invito veramente a fare un salto a venire a visitarlo vi accompagniamo in giro per casa Coletti e il responsabile è Isidoro Alberto che la organizza e la rende quindi eh, utilizzabile e organizza anche tutti i materiali del figlio noi possiamo studiare adesso l'archivio di Luigi Coletti perché fino a un certo punto il padre l'ha organizzato poi lui ha proseguito ha raccolto documenti ma non con la stessa sistematicità questo va detto perché chiaramente questo facilita il lavoro degli studiosi e ne sono ben testimoni eh, tutti gli studiosi che finora hanno messo mano questa cosa. Vi faccio vedere solo due slide. Allora, questo è il fondo Coletti, quindi libri a carte. Eh, lo dico anche con un po' di affetto perché questa era la collocazione originale. Quello che vedete al centro è lo studio di Nando Coletti, esattamente così come è stato lasciato prima del trasloco. Altri sono altri ambienti, potete vedere la pianta della casa con tutta la dislocazione originale dei materiali che ovviamente non abbiamo potuto rispettare, ma abbiamo potuto mappare. Quindi sappiamo esattamente cosa stava, dove e cosa sta adesso nella collocazione recente. Quindi è stata un'operazione culturalmente complessa, ma abbiamo voluto mantenere l'unitarietà del tutto. E, e questa è invece è la collocazione attuale, vabbè, una. Una slide del trasloco: quindi materiali ordinati riportati a sezioni così come erano perché le interconnessioni tra libri e carte sono fortissime. C'è un insieme che deriva dalla famiglia, ci sono delle sezioni personali, ci sono delle sezioni di cui non si capisce se siano personali o della famiglia, con altri incroci che di cui vabbè, mi farà piacere parlare a chi verrà a visitare la biblioteca. Quindi questa è la situazione da cui escono poi questi studi, questi affondi, questa curiosità, queste frequentazioni quasi familiari. E devo dire che Chiara e anche Alice in qualche modo sono diventate donne di famiglia per i coletti perché hanno percorso tutti gli scaffali per mesi e mesi. Quindi anche questa è una cosa diciamo, piuttosto, piuttosto interessante. Il passaggio fondamentale è stato passare da un bene privato accessibile agli studiosi, ma chiaramente con l'autorizzazione dell'ultima dell erede della famiglia Coletti, eh, la signora Perraro, a cui non saremo mai abbastanza grati per questa donazione. E la cosa di dimento è stato il passaggio dal bene privato al bene, diciamo, pubblico, privato di proprietà, ma insomma ad uso pubblico. Questo naturalmente esige tutta una serie di attenzioni, ma dà la possibilità a questi patrimoni straordinari di storia e di cultura. Vi garantisco che gli studiosi di storia Cadorina sono molto affezionati a questo fondo di poter avere una vita stabile, continua e soprattutto di essere accessibile in modo sistematico e regolare da parte degli studenti, studenti e studiosi. Ecco, io mi fermerei qui, io ho rubato anche troppo tempo, mi interessava darvi il quadro della situazione in cui si muovono tante alleanze, questa comunità di interesse di cui mi piace sempre parlare. Passo la parola a Chiara. Grazie. Sì, 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 sì. Buonasera, eh, grazie di essere venuti e ringrazio la Fondazione Benetton perché sempre ci accoglie in maniera davvero calorosa e sia io che Rossella parlo anche per lei, siamo sempre molto felici di venire qui a, a raccontare un po' quello che, quello che facciamo e, e un po' quello che sono i nostri diciamo i nostri traguardi e i nostri anche obiettivi. Ehm, io sono qui in questa sera un po' per il fondo Coletti, un po' anche per la rivista che ha pubblicato questi due saggi, ossia Fragmenta. Come diceva eh, Francesca, c'è un, una sorta di circolo di, di, di rapporti, di relazioni che hanno permesso questo, che hanno permesso la pubblicazione di questi saggi e questo grazie appunto a a queste figure noi di fragmenta e a questi studiosi che abitano all'interno di questo importante polo culturale che è appunto la fondazione. E, il diciamo, fragmenta è uno strumento che permette a questi studiosi di vedere pubblicati le loro fatiche e nello stesso tempo permette la divulgazione di questi grandi patrimoni archivistici in questo caso appunto eh, che è quello del, del fondo Coletti e, e quindi e nello stesso tempo ha anche bisogno di questi, di questi studiosi per poter vivere grazie appunto al centro documentazioni che ha messo in rete tutti questi contatti che siamo riusciti ad arrivare a questo, a questo risultato che è appunto questa pubblicazione. E, Pensando al fondo Coletti eh, io sono andata a rivedere alcuni appunti che avevo fatto, avevo preso ben 11 anni fa, Guarda, ho visto l'altro giorno la data, era dicembre 2012 e quindi sono andata a rileggermi quello che io avevo scritto sul fondo Coletti, eh, non ce n'era bisogno ma eh, si è confermato l'importanza di questo archivio, il valore che ha questo archivio perché dentro davvero trovate e si, si possono trovare informazioni di ogni genere, di qualsiasi tematica proprio perché Coletti è una figura ehm, molto ricca di interessi, è una figura che ha avuto ehm, molte eh, anche mh, cariche e quindi si parlava di politica, si, quindi non solo storico dell'arte. Ehm, documenti di storia pura, eh, documenti di sociologia, di cultura generale, si trovano delle opere teatrali scritte, si trovano delle caricature, si trovano disegni, fotografie comunque, anche qualche fotografia ancora ci sono, quindi una, una ricchezza vastissima e, e guardando questi documenti vengono in mente tantissime idee, tantissime riflessioni e spunti di approfondimento, quindi quelli che noi eh, sentiamo questa sera sono alcuni degli spunti possibili per, da indagare. Sempre guardando questi appunti ho un po' rivissuto certe emozioni. Perché, come ho detto prima Francesca e eh, eh, eh sicuramente chi fa questo tipo di lavoro eh, immagino, concorderà: trovare un documento dà delle emozioni, delle emozioni molto forti, perché si fanno delle scoperte straordinarie, delle volte che magari non tutti. Riescono a cogliere eh, la forza, però mh, eh, questo emoziona e, e rivedere tutti questi documenti di queste figure è un po' come leggere un romanzo e poi chi si trova a dover riscrivere, ecco che riscrive questa storia un po' come, come un romanzo come eh, ne avevamo parlato anche poco prima con Eugenio Manzato. Ecco quindi. Questo lavoro emoziona e eh, su questo non c'è dubbio, riguardare queste carte emozionano e, e poi mi sono anche ricordata che in quei momenti mentre io magari trovavo qualche notizia importante, iniziavo a pensare sarebbe bello approfondire questo argomento, però poi che cosa ne faccio? Ecco che allora, e questo l'abbiamo condiviso con Rossella in quegli anni, spesso ne parlavamo, pensavamo sarebbe bello avere uno strumento che possa accogliere queste, queste, queste riflessioni, questi studi. A distanza di anni, finalmente, unendo forza e coraggio, io, Rossella e Agnello Sgambatti, quattro anni fa abbiamo deciso di far nascere questa rivista, quindi una rivista eh, di studi trevigiani, di scienze storico-artistiche e archeologiche. E, mh, è una rivista su cui noi crediamo molto e abbiamo bisogno di questa rete per poter trovare appunto degli studiosi che ci mettono ci, ci a disposizione il loro sapere e noi davvero con, con attenzione e anche scrupolo cerchiamo di raccoglierlo e poi pubblicarlo. Allora per raccontarvi brevemente che cos'è questa rivista eh, giovane faccio vedere un video che abbiamo preparato. Quasi 700 anni 40 domenicani abitano le pareti della Sala Capitolare di San Nicolò. Li vediamo intenti a leggere, studiare, copiare o collazionare testi nelle loro celle. Questi manoscritti arricchivano le preziose biblioteche dei conventi e di appassionati collezionisti. Basti ricordare il notaio Oliviero Forzetta, tra i primi raccoglitori conosciuti di codici e opere d'arte. Proprio in uno scriptorium trevigiano duecentesco venne prodotto il primo manoscritto italiano in forma di raccolta coerente, il codice Saibante Hamilton, con raffinate miniature di vita cortese, dame, cavalieri, battaglie e bestiari che si trovano anche affrescati sui muri di varie città. Tra le strade di Treviso, urbs picta per eccellenza, sono passati letterati, condottieri, trovatori, religiosi e artisti di ogni dove che hanno contribuito a renderla una città culturalmente molto vivace. Arrivavano spesso da lontano e percorrevano il territorio trevigiano che dalla pedemontana attraversa la pianura e si avvicina al mare. Portando cultura e arti che si integravano alle tradizioni locali, trovando una culla accogliente per nuovi insediamenti, luoghi sacri e palazzi. Della sua dimora sulla Roggia, Girolamo Bologni, grande protagonista della cultura umanistica del Rinascimento, fece un museo. Egli fu l'erede spirituale di quel Rolandello che ricevette dalle mani dell'imperatore Federico III la corona poetica nella cattedrale di Treviso e che per primo promosse, con l'aiuto dei suoi più valorosi discepoli, la stampa. Sulle orme di Venezia, la tipografia a Treviso si diffuse rapidamente e nuovi libri arricchirono le biblioteche e nel corso dei secoli valenti scrittori di cose trevigiane si impegnarono a mantenere memoria di tesori e bellezze del loro tempo basti citare tra i tanti il Burchielati i fratelli Scoti, Rambaldo Mazzoni e Avogadro per poi arrivare all'abate Bailo cultore di patrie e memorie infaticabile raccoglitore e custode di oggetti e di sapere, ispirato dal motto Colligite fragmenta nepereant. Proprio da questo straordinario patrimonio e dall'esempio di chi con passione ha raccolto, selezionato e riordinato con cura il sapere affinché si tramandi ai posteri, prende le mosse Fragmenta, studi trevigiani di scienze storico-artistiche e archeologiche. Gli scopi di questa nuova rivista scientifica sono creare e raccogliere frammenti, vale a dire studi inediti, che possano fornire approfondimenti sui temi dell'arte che riguardano il territorio trevigiano, perché non vadano dispersi. In punta di piedi, Fragmenta prova a ricalcare le orme dei valorosi studiosi che l'hanno preceduta, accodandosi a quella parata di cavalieri erranti che nei secoli... Hanno saputo onorare e esaltare l'amore per gli studi e per il proprio territorio. E allora, uh, finora abbiamo pubblicato due numeri, stiamo preparando il terzo. Ehm, abbiamo... Eh, come rivista scientifica deve seguire chiaramente delle, un, de, una rigorosa prassi, quindi noi ehm, accogliamo i, le varie proposte da parte degli studiosi attraverso degli abstract. Da lì eh, verranno poi selezionati e quindi gli studiosi vengono invitati a preparare il loro testo, che verrà eh, revisionato da eh, due revisori, quindi degli specialisti dell'argomento, si occuperanno di revisionare non sanno chi è l'autore, questo per garantire l'imparzialità, solo quando loro ritengono che il saggio è pubblicabile e risponde a tutti i requisiti degni appunto di scientificità, eh, ecco che si passa all'editing e c'è cioè tutto il lavoro di preparazione per poter arrivare alla pubblicazione finale. E chiaramente come tutte le riviste scientifiche abbiamo un comitato scientifico di cui noi siamo particolarmente orgogliosi, Don Paolo Barbisan, Angela Borzacconi, Eugenio Manzato, Laura Moretti, Ermanno Orlando, Anna Maria Spiazzi e Elena Svaldus, ognuno di questi, eh, di questi eh, studiosi ha una caratteristica specifica architetti storici dell'arte e via dicendo. E abbiamo i revisori, l'ultimo numero, c'è cioè un nutrito numero di revisori, 15 revisori in tutto, sono tutti appunto ehm, figure autorevoli in materia. E l'indice: parliamo solo del, del secondo numero che è quello che ci interessa questa sera. Ehm, ha eh, diversi contributi, uno di archeologia e il primo di Sara Balcon, che eh, riguarda alcuni studi archeologici. Su confine tra la città di Belluno e Doderzo poi abbiamo e ritorniamo qui in fondazione Venetton Massimo Rossi che ha pubblicato un interessantissimo saggio su Basilio Lasinio e, quindi abbiamo Lucio De Bortoli che invece ha scritto un saggio su Villa Sandi quindi Andrea Bellieni che invece si è occupato dell'arca di Nicola Tempesta che si trovava a San Francesco e poi è stata smembrata. Quindi lui è riuscito un po' a ricomporla. Passo un attimo all'ultimo eh, saggio perché è Smeralda Panichelli che si è occupata del palazzo ehm, Rover ehm, a San Leonardo. dei Rover e tra l'altro eh, Andrea Bellieni e Smeralda Pallichelli hanno presentato proprio martedì a Trevignano i loro, i loro saggi e poi arriviamo a quelli di. Di questa sera, quindi Alessandro Bella e Alice e eh, Io adesso invece lascio eh, la parola a Rossella perché entriamo direttamente nel merito dei saggi di questa sera. Grazie. Buonasera a tutti, mi accodo anche io ai ringraziamenti, invito intanto Alessandro ad accomodarsi qui al tavolo e lo presento brevemente per non portare via ulteriore tempo alla, alla presentazione del, del suo saggio che è appunto a Luigi Coletti e la formazione di Lorenzo Lotto nelle Marche, nascita di una teoria storica artistica. Alessandro Biella è uno storico dell'arte, eh, laurea magistrale all'Università di Padova con una tesi proprio sull'otto, lotto, quindi uno, un artista che lui ben, ben conosce. E ha frequentato anche la scuola galileiana di studi superiori ed è diplomato in scienze morali con una tesi sulla cappella del rosario di Alzano Lombardo e ha fatto anche la specializzazione all'Università Cattolica eh, di Milano, occupandosi di un restauratore veneto. Eh, Clau, Clauco Tiozzo, e quindi specializzandosi proprio sul eh, restauro dell'affresco. Eh, ha collaborato con l'Associazione Secco Suardo di Lurano, quindi eh, collaborando al versamento dell'archivio di eh, Clauco Tiozzo, proprio presso questa associazione, importantissima associazione che si occupa di restauratori, di restauro di restauratori. E, ehm, attualmente. Collabora con la Pinacoteca Nazionale di Bologna nell'ambito del progetto Giovani per la Cultura ed è anche docente a contratto alla terza università CGL di Bergamo e dal 2022 anche lavora presso la Fondazione Bernareggi sempre a Bergamo. Ha curato da poco una mostra sempre su Lotto, quindi è un artista che, che ritorna nella tua esperienza, una mostra con Silvio Tomasini e Chiara Bollis, eh, mostra dal titolo Lorenzo Lotto, un originale e due copie. Eh, chiaramente ha lavorato qui in Fondazione Benetton eh, nell'estate del 2018, concentrandosi proprio sulla ricerca di una scatola precisa di cui adesso magari tu ci racconti e ci spieghi. Bene, benvenuti. Ok, perfetto. Ok, perfetto, grazie a tutti per essere qui stasera, ringrazio Francesca per l'introduzione e Rossella per la presentazione. E come visto appunto, passiamo subito a eh, questo mio intervento dove eh, ripercorro un po' e ringrazio per l'opportunità eh, il saggio pubblicato che ho avuto l'opportunità, eh, quindi ringrazio anche ancora il comitato eh, e tutte le persone che fanno, hanno prodotto questa e sono anche dietro questa bellissima rivista e eh, ripercorriamo quindi dopo cinque anni, ma posso dire che in effetti l'otto è tornato più volte e continua a ricorrere tuttora in questa mia, per ora, carriera, ancora agli inizi, quindi è bello tornare qui, e mettere a frutto dopo cinque anni eh, una parte della ricerca e eh, veramente eh, tornare dove è cominciato e esporre una parte dei risultati, in particolare degli studi che Luigi Coletti ha condotto eh, su un aspetto preciso di Lotto, quello delle eh, formazioni, il capitolo spinoso della formazione dell'artista e eh, come è nata questa teoria, perché già avevo nelle mie corde, si può dire, eh, l'artista come Lorenzo, Lorenzo Lotto come artista, ma forse la parte più stimolante della mia ricerca è stata entrare eh, per la prima volta nel processo di ricerca e non solo di uno storico dell'arte e capire come abbracciare lo spirito di Luigi Coletti che come ha detto Francesca non mi dilungherò nel, nel ripetere eh, si fa eh, entra nel mondo di Lorenzo Lotto ne condivide lo spirito inquieto e lo fa suo e poi veramente con uno spirito anche civico non solamente eh, militante non solamente da storico dell'arte lo vuole far conoscere a tutti, e tutto era cominciato, abbiamo detto, nell'estate del 2018, quando appunto, alla ricerca di un argomento per la tesi magistrale, eh, ci si è mi ero imbattuto in questa scatola con la scritta Lorenzo Lotto, dove erano conservati buona parte dei documenti eh, messi da parte eh, dallo storico negli anni delle sue ricerche, dagli anni 20. Agli anni 50. Un eh, dialogo che si estende lungo appunto 30 anni e che trascende quello semplicemente tra uno studioso e la sua materia di studio per trasformarsi in un dialogo intimo e affettuoso. Già un contemporaneo, poi ripetuto anche in occasione del, conve del fondamentale convegno del 1986, eh, non si può non affezionarsi all'artista attraverso le parole di Coletti. Come da uomo a uomo. E non solo i suoi studi, pur se Coletti non è, abbiamo detto, una personalità, una personalità indipendente, alternativa rispetto ai grandi nomi della critica d'arte anche con cui entrò in contatto, le sue ricerche dettero un contributo fondamentale alla riscoperta di questo artista, avvenuta proprio in quegli anni. Una ricerca che. Serviva nata ovviamente tra vari studiosi per colmare vuoti l'ultima critici, la monografia di Berenson eh, era stata pubblicata fino a 800, ma l'occasione in cui tutti si riunirono e misero eh, diciamo, a fuoco i principali problemi fu la mostra del 1953 a Palazzo Ducale, eh, la mostra organizzata e curata da Pietro Zampetti. E per finire, eh, abbiamo detto, questa ricerca di Lotto si inserisce nella storia dell'arte come concepita come compito e dovere civile, affondata nella storia di eh, Treviso. Lotto è vicinissimo, è il più vicino, forse lo studio più vicino a questo spirito. Eh, e Coletti applica di fatto eh, nello studio di Lotto un metodo che di fatto è consolidato. In molte delle sue, delle sue iniziative. Si parte dalla città, dal suo patrimonio che è fatto di tantissime singole opere, e quindi anche i suoi saggi, negli anni venti, soprattutto anche sull'otto, i saggi partono da opere isolate, un dipinto, un ritratto, concentrandosi e eh, delineando il problema. Man mano poi però eh, lo sguardo si allarga, eh, si allarga gli artisti e le opere si connettono, vengono ovviamente a, a, a emergere gli artisti e quindi si inizia a studiare le personalità e le opere dei singoli artisti. E ovviamente non poteva non imbattersi in Lorenzo Lotto, che a Treviso iniziò la sua carriera e poi tornò qualche anno dopo in un periodo particolarmente... Eh, delicato della sua carriera, dove sappiamo una carriera prennemente trascorsa eh, tra vari centri, eh, senza mai eh, il periodo più lungo fu proprio eh, nella città, la mia città d'origine, Bergamo, 12 anni, dove lasciò eh, alcune delle sue opere più importanti. E nel caso di Lotto, eh, le opere sulla città e sul suo patrimonio, un esempio, si concretizza nel... Catalogo del 35, che è ancora oggi lo strumento fondamentale catalogo uscito per il Ministero per la conoscenza della città, ma gli studi di Lotto più di altri assumono importanza per via di una scoperta clamorosa. Il ritratto eh, del gentiluomo cosiddetto gentiluomo nello studio o giovane malato all'epoca e oggi identificato come un membro, probabilmente come un membro della famiglia eh, Rover, dove era conservato. Nel, nel cui palazzo era conservato e che oggi è uno dei vanti eh, dell eh, delle, di, delle Gallerie dell'Accademia di, di Venezia. Una scoperta che poi, sette anni dopo, diventa acquisto dello Stato e da vita anche una piccola controversia, e poi negli anni '30. Si, lo sguardo di Coletti cambia all'improvviso dall'attenzione al dato critico. Arrivano le, delle grandi ipotesi teoriche, eh, sempre sugli artisti da lui affrontati sino a quel momento. E in questo caso, le origini marchigiane di Lotto, le origini dell'artista, eh, sono esposte soprattutto in Lotto e Melozzo. Articolo uscito nel 1939 nel giornale, nella rivista Le Arti, eh, curata da Giulio Carlo Argan, e per finire. I problemi, la carriera, il percorso di ricerca si fissa in genere per Coletti in monografie, soprattutto nel dopoguerra. E anche lui, ovviamente, nell'anno della mostra del 1953, fece uscire il suo volume, manco a dirlo, ancora per un editore bergamasco, eh, l'Istituto Italiano di Arti Grafiche. Eh, grazie alla mediazione di una persona con cui era in contatto a Bergamo, esce una monografia in coincidenza con la mostra, introdotta da un saggio dove lui fissa le sue idee con semplicemente un elenco di fotografie delle opere, anche quelle da lui attribuite, eh, una dopo l'altra, senza testi o interventi critici nel mezzo, a parte il suo saggio introduttivo. In realtà il problema delle origini marchigiane eh, non, eh, non parte strettamente da Lotto e Melozzo nel 1939, ma da un articolo di quattro anni prima, opere ignorate di Pier Maria Pennacchi. Stiamo parlando comunque di un artista sempre legato a Treviso e considerato uno dei migliori interpreti eh, del Rinascimento Veneto a inizio Cinquecento e che la, la cui strada in effetti si incrocia eh, parecchio con lo stesso Lotto al punto tale che nel corso degli anni la discussione eh, critica è stata molto approfondita, si è andati dai semplici contatti a vederlo addirittura come maestro eh, di Lotto. Non ci interessa a noi per questo studio particolare, ma nell'articolo eh, Coletti oltre a riattribuirgli per la prima, eh, dei dipinti ancora oggi, eh, cruciali come la Sacra Conversazione di Treviso, conferma l'attribuzione a Pennacchi, ne attribuisce uno in particolare. Un dipinto conservato in un museo di Basilea che all'epoca era eh, il catalogo di quel museo attribu attribuiva o a Boccaccio Boccaccino e Berenson attribuiva mh, a, tra il Diana e Lattanzio da Rimini, ma che Coletti fa risalire a Pier Maria Pennacchi, la Madonna col, eh, col bambino e una devota. Questa eh, attribuzione sarà cruciale, eh, lo vedremo poi, nella discussione sulle origini, eh, sulle origini di Lotto. Qui, nell'articolo del 39, invece, l'appunto di vista di partenza è il documento controverso pubblicato da Gianluizzi a fine, a fine 800 dove eh, come sappiamo, relativo alla commissione del politico di Recanati nel 1508, dove si scrive che i frati furono eh, di Recanati furono convinti ad affidarsi all'artista eh, a causa, dopo aver visto eh, dei disegni e delle pitture eh, eseguite, dice così la frase latina, nella gioventù o piuttosto nella sua adolescenza. E sull'interpretazione di questa espressione si innesta il dibattito. La critica tende comunemente al giorno d'oggi anche a ritenere queste pitture delle semplici prove, mentre, eh, mentre invece Coletti si dimostra convinto nel, nel suo articolo che fossero dei veri e propri dipinti eseguiti in gioventù. Quindi di conseguenza, Lotto non sarebbe. Andato nel 1506, scusate, a Recanati per la prima volta, ma in realtà ci sarebbe tornato dopo una giovinezza, un periodo giovanile di formazione tra il 1495 e il 1500. E su che cosa poteva essersi formato Lorenzo Lotto a Recanati, secondo Coletti, sull'opera di Melozzo da Forlì? Melozzo da Forlì, nella vicina Loreto, aveva concluso pochi anni prima la volta della sagrestia di San Marco e nell'altra nell invece sagrestia, eh, San Luca se non era invece stato all'opera nello stesso periodo Luca Signorelli. Quindi, in questa, secondo la tesi di Coletti, Lotto avrebbe sarebbe formato osservando questi affreschi dove, seppur con qualche ingenuità nella costruzione delle figure, abbiamo questa poderosa costruzione prospettica, questa cupola affrescata dove si muovono, dove si posizionano e si muovono i profeti e gli angeli davanti, davanti a, queste, a, queste finte, a queste finte finestre. Un'architettura eh, monumentale dove però diversamente, per esempio, dall'opera di Piero della Francesca, che eh, doveva centrare la luce, per esempio, e la morbidezza, la luce che scolpiva le figure in modo scultore e dava questa bellezza algida e solenne, invece Melozzo ribadirebbe invece l'importanza del dato grafico, della linea, della linea tormentata e soprattutto eh, legava le figure all'architettura ma subordinandole. Prima c'è l'architettura e nell'architettura poi organizza e scompartisce e determina il modo in cui le figure si formano. Un'attenzione al dato grafico che Coletti chiama anche espressionismo fisio-psicologico alquanto enfatico e anche, dice, un certo edonismo legato alla cultura pittorica di Melozzo di fine, di fine 400. Questa... Cultural sarebbe arrivata a Melozzo ovviamente dall'opera di Andrea Mantegna, eh, attivo non molto lontano da quella della regione della Romagna, comunque tra Padova, Verona e poi Mantova e a sua volta poi Melozzo l'avrebbe trasmessa non solo a Lotto, sempre secondo Coletti, ma anche a Bramante e poi da ultimo in una catena di influenze sarebbe finita addirittura eh, nelle facciate veneziane dipinte di cui purtroppo ci rimane molto poco per esempio gli affreschi molto rovinati di giorgione, eh, di giorgione staccati dal fontago dei tedeschi lo stesso perché fa questa introduzione perché secondo coletti lo stesso stile si ritroverebbe eh, in un'altra opera, un opera che lui attribuisce a lorenzo lotto il monumento onigo eh, monumento enigmatico eh, la storia ancora oggi non completamente decifrata Composto come le grandi tombe parietali venete dell'epoca, da una parte scultorea e da una parte affrescata, gli affreschi sono stati poi staccati per consentirne meglio la, la conservazione, ma sono ancora in loco. Con, nella chiesa di San Nicolò, queste due enigmatiche figure di armigeri a guardia della tomba di Agostino Onigo attribuzione incerta e tormentata che nel corso dei secoli, dal Settecento in poi, aveva visto mh, citati i nomi di Antonello da Messina, che però era già morto negli anni novanta del 400. Giovanni Bellini, Jacopo de Barbari. E alla fine lo stesso Coletti negli anni venti, nella fase precedente della sua ricerca, addirittura aveva, aveva proposto Giovanni Buonconsiglio. Ma ecco qua dieci anni dopo, quasi dieci anni dopo. Eh, nel 35 nel catalogo ministeriale cambia idea e li attribuisce al lotto, confermando poi nell'articolo eh, questa attribuzione e spiega perché mh, secondo lui ha in, insomma, del tempo passato a indagare quest'altra possibilità, dice è ben la fantasia dell'otto che ha impietrito per i secoli in gemme i colori. Uno spettacolo leggere le descrizioni di Coletti, questi due giovani paggi alla guardia del loro morto signore. E la loro monumentalità si può spiegare con una probabile educazione marchigiana del Lotto. Questi paggi risentono Melozzo e sono probabilmente opera assai giovanile fa il 1498 e il 1500, prima delle opere comunemente attribuite con certezza a Lotto, le prime opere giovanili, e. Se negli anni venti, appunto, Coletti non aveva elaborato queste teorie, non aveva fatto queste ricerche in senso ampio e quindi si era fermato su un uh, orizzonte di buon consiglio. Adesso, dopo aver indagato questa comunanza di concezioni tra i vari artisti, aver allargato lo sguardo alle marche. E Indiarado dice lui di attribuire. Ho capito che sono. Li attribuisco a eh, Lorenzo Lotto. Se Lotto, ovviamente, ha avuto il suo periodo giovanile a Recanati e ha visto Melozzo, allora questi paggi non possono essere che opera, che opera sua. Eh, Lotto che. Da giovane, da giovane avrebbe condiviso questa concezione architettonica propria di Melozzo e anche abbiamo detto di Bramante e degli artisti influenzati da Bramante a Milano, come per esempio Bramantino. Coletti è concorde, insieme nell'appoggiare l'ipotesi di Longhi che il famoso Largo del Castello Sforzesco, questa figura enigmatica, in effetti che ha qualche punto di contatto a par con, eh, per tipologia con questi eh, paggi, ovviamente qui c'è un'ornamentazione antiquaria molto più grande perché stiamo parlando dell'ambiente influenzato da Bramante, eh, lui, eh, appunto, questi interessi architettonici, queste figure monumentali, tormentate dallo spirito, dalla linea tagliente, dallo spirito... Eh, dalla grande forza d'animo, dalla, eh, dalla grande psicologia, una psicologia molto tratteggiata, una grandezza di spirito, una nobiltà d'animo, traccerebbe una strada che va eh, da Loreto al Veneto fino a Milano. E eh, l'altro motivo per cui, secondo Coletti dice, io non avevo pensato all'attribuzione lottesca, è soprattutto poi il fatto che nelle opere invece ritenute nella sua visione fino a quel momento le opere giovanili, Lotto invece mostrava un'ingenuità trepida e fragile da vecchio fanciullo. Le opere giovanili, eh, stiamo parlando per esempio del bellissimo eh, Allegoria della Castità, il del sogno della fanciulla, eh, coperto del ritratto del Vescovo De Rossi di Washington, oppure il San Girolamo, oppure ancora I Santi. Per esempio, appunto, della stessa pala di Recanati o della pala di Santa Cristina, Cristina, Cristina al Tiverone. Eh, in realtà, se si spiega di nuovo l'esistenza di, eh, di una fase giovanile di Lotto, eh, questi quadri si possono poi spiegare con una successiva evoluzione a contatto, ovviamente, con eh, gli stimoli della pittura, della pittura veneziana. E dei tedeschi, ovviamente. Eh, gli anni, fine anni 90 e poi eh, intorno al 1506 sono gli anni in cui dei due viaggi di Albrecht Dürer a Venezia. E ovviamente l'impatto della pittura tedesca, la, la sua pittura lascia un impatto anche sugli artisti veneziani. Una volta eh, accertati con questa attribuzione ancorata, al, attribuzione a questi due armigeri. La presunta esperienza giovanile di Lotto nelle Marche, a fine, fine, fine proprio sul tramonto del 400, si troverebbero a cadere in, al posto giusto altri tasselli. Per esempio il disegno di Lotto, eh, che ha sempre stupito in quanto eh, fortemente eh, alternativo rispetto alla linea principale eh, dell'arte veneta, eh, la discendenza Bellini, Giorgione Tiziano, un disegno. Lo definisce lo stesso Coletti quasi da antigiorgione, ecco, visibile in ritratti, per esempio, come il giovane eh, con la lucerna, il giovane uomo con lucerna di Vienna, ma che Coletti vede anche in opere da lui attribuite. Eh, per esempio, a quell'epoca in collezione Bearn c'era il ritratto di senatore in seguito poi eh, acquistato da Samuel Kress e che Kress è entrato poi a far parte tramite la donazione Kress alla National Gallery di Washington. Oggi il ritratto attribuito da Alvise Vivarini, guarda caso un altro degli artisti che oggi si ritiene cruciale per la formazione di Lotto. Lotto non si sarebbe... Eh, nella fase formativa oltre all'ambiente della sua città di Treviso eh, si sarebbe appoggiato già Berenson aveva ripreso l'ipotesi alla pittura muranese, alla pittura dell'isola di Murano dove aveva la bottega i Vivarini e ovviamente di nuovo ai tedeschi tedeschi che però Coletti di fatto ancora comunque sempre a Melozzo, cioè in altre parole eh, Lotto non, il fatto che Lotto abbia avuto interesse per i tedeschi non sarebbe stato un fatto completamente spontaneo ma si sarebbe nutrito ancora una volta eh, dai suggerimenti di eh, Melozzo. L'ipotesi sulle origini marchigiane nell'immediato ebbe abbastanza successo eh, tra gli studiosi. Coletti poi eh, ricorderà con orgoglio che solo i tizze, tizze e tizze Conrad eh, la ritenevano all'epoca la ritenevano poco condivisibile e eh, di fatto poi, eh, di fatto poi nella, arrivati alla mostra del 53, sarà uno dei temi intorno a cui ruoterà la preparazione e la scelta delle opere eh, delle opere da allestire anche perché poi l'ipotesi delle origini invece, puramente venete si era un attimo arenata, era risultata un po' più difficile da argomentare e quindi invece questa, la traccia di Coletti forniva, sembrava fornire invece eh, maggiori appigli. Invece la seconda, eh, l'ipotesi che verrà contestata ma che eh, Coletti espone sempre nel saggio del 1939, eh, quindi abbiamo questo in quel contrario invece sarà un oggetto di un dibattimento feroce, è l'attribuzione che lui fa dell'uomo col berretto rosso. All'epoca non era ancora stato restaurato, verrà restaurato proprio nel 1953 e eh, all'epoca veniva attribuito a Filippo Mazzola, un generico pittore ferrarese, ma Coletti contrappone all'arte ferrarese, a Carpaccio ovviamente, a Filippo Mazzola, contrappone ancora una volta il suo lotto. Secondo lui la pittura e il tono vitale che si respira nel ritratto di quest'anonimo con il berretto rosso non avrebbero nulla a che vedere con il passo svagato di Vittore, eh, dei suoi teleri, questi teleri che, eh, dove essenzialmente, mi piace la sua espressione, è sempre estate. Eh, C'è quest'aria, questa luce calda, quest'estate afosa dove però le, i movimenti, le figure si muovono a rallentatore. Dando paradossalmente, nonostante la prospettiva rinascimentale e ovviamente la pittura pienamente quattrocentesca, un mondo forse secondo Coletti addirittura cortese, privo di dramma. Mentre in quelli di Lotto, nei dipinti di Lotto, del giovane Lotto, appunto, eh, nutrito da Melozzo, ci sarebbe un colore vibrante, una tensione continua che invece. Non eh, ci sarebbe in Carpaccio un piglio spavalde prepotente, questa è la mia espressione preferita, che metterebbe in fuga: cito di nuovo, le ferrate schiere di tutti gli unni carpaceschi, che la guerra la fanno fan proprio per forza o per burla o solo alle femmine. Quindi, alla fine i, le origini marchigiane e poi questa attribuzione eh, diventano eh, sono le due. I eh, principali punti del, dell'articolo del 39 e li ritroviamo nella mostra del 53, quando Coletti fa parte della commissione consultiva che sceglie le opere da esporre e fissa i principali nodi eh, della critica. Sappiamo un po' come andarono le discussioni teoriche, anche perché Coletti maniacalmente documenta tutti i lavori, o nelle sue lettere o, o direttamente e come suo costume si sfoga per qualsiasi iniziativa intrapresa contro di lui. Insomma, lo sappiamo, un atteggiamento militante che gli era già costato eh, nel 1930 la lunga querelle con, eh, eh, con il, mi ricordo il, il, il sovrintendente de, 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 di Venezia sulla... Eh, acquisto e sul riconoscimento dei meriti anche dal punto di vista economico per la scoperta eh, del gentiluomo nello studio. Soprattutto orgoglioso che questi giovani critici come Rodolfo Palucchini condividano certe sue conclusioni, ma poi eh, insomma eh, deluso che non si vogliano esporre le sue ipotesi il primo nodo era stato appunto ipotesi veneta, ipotesi marchigiana eh, cosa scegliere, quali opere esporre eh, c'era l'ipotesi veneta che si appoggiava sul fatto che la Madonna col Bambino fosse lottesca, eh, fosse autografa di lotto, quindi Anna Banti Antonio Boschetto nella loro monografia Roberto Longhi che aveva argomentato questa ipotesi Piero Bianconi che anche lui era in contatto con Coletti e invece l'ipotesi del nostro, che non era, incompatibile, eh, era incompatibile, che quindi prendeva la, il quadro di Basilea come opera di Pennacchi e invece si appoggiava ai pagi onigo, al eh, gentiluomo col berretto rosso e che quindi dovevano essere esposti questi due eh, come opere di lotto, opere della giovinezza, non il quadro di Pennacchi. Coletti era sostenuto da Pallucchini e anche da un conservatore del museo del Louvre, Michel Forissoun, con cui era sempre in contatto epistolare, eh, che emerge dal suo archivio. E alla fine Coletti, che si sfoga e eh, continua a insistere con Zampetti eh, dell'autografia e della bontà delle sue tesi, alla fine Zampetti risolve la questione in maniera salomonica e fa esporre entrambe le ipotesi. Si espone. L'opera di Pennacchi dicendo che è genericamente belliniana e si espongono eh, il gentiluomo del museo Correr con l'attribuzione alternativa a Lotto e i paggi Unigo vicino, quasi come a rafforzare il legame. Il secondo e ultimo. E ultimo e poi concludo, è la, Cimase la predella della pala di Asolo, eh, fonte di controversie perché sappiamo che probabilmente non è di Lotto, fu dipinta da un altro artista, ma con una datazione anche qui due ipotesi diverse. Eh, Longhi l'attribuiva al giovane Lotto a fine del 400, ma Coletti l'abbiamo visto in quegli anni, eh, la ricollocava. Eh, abbiamo detto i pagi onigo, quindi questa ipotesi era incompatibile e quindi sosteneva la tesi di un imitatore locale negli anni della pala, ma dopo la partenza dell'artista da, da Treviso e da Asolo. In questo caso semplicemente si riconobbe l'iconografia che fosse datata agli stessi anni della pala, ma genericamente assumendo che non for, potesse anche non essere di Lotto ma di un artista della stessa area. E per finire eh, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato ri, mh, arricchire il discorso ricavando queste spigolature dal fondo con gli studi e le recensioni, dove altri artisti invece contestano mh, le tesi di Coletti come Guido Perocco certo, Guido Perocco riconosce questa corrente alternativa legata ad Antonello da Messina, Vivarini e Dürer, ma purtroppo si lamenta di come la mostra non abbia provato, almeno all'epoca non si era provato questa ascendenza. Teresio Pignatti invece lo stronca eh, insomma è molto prudente verso le conclusioni dello studioso, perché riconosce, questo è fondamentale, lo sappiamo oggi molto bene: che Lotto ha la necessità per tutta la carriera di rielaborare. Le, tutte le influenze che lui eh, raccoglie. Il suo percorso non arriva mai, almeno fino agli anni 30, a una soluzione definitiva. Ma reinterpreta tutto in modo personale. E quindi, ammettendo anche che ci siano degli influssi lombardi, sarebbero comunque marginali. E Melozzo, il legame di Melozzo, ribadito anche dalla critica attuale, è francamente probabilmente inesistente come altri legami ipotizzati da Coletti nelle sue ricerche. Coletti di fatto poi ribadirà però le sue conclusioni nella monografia e in altri articoli, semplicemente limitandosi a riconoscere il carattere eterogeneo della pittura lottesca. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Alessandro e complimenti. E il tempo stringe e passiamo alla scusate, l'immagine non c'entrava. <ride> Chiediamo a lui eccolo qua. Ehm, Alice Cutulè, dottore, eh, o dottoressa di ricerca <ride> in storia della critica d'arte a Padova. E attualmente è ricercatrice in museologia e critica artistica a Torino, presso l'Università di Torino. Ehm, è reduce proprio ieri dalla presentazione dell'ultimo suo libro, che è pubblicato nel dicembre del 2022, che è Gino Fogolari, Una vita in difesa del patrimonio artistico. Infatti ehm, Alice si è specializzata adesso insegna come appunto ricercatrice all'Università di Torino, storia delle tecniche artistiche del restauro, museologia, teoria e storia del, del restauro. Quindi si sta concentrando come ricerche proprio nella critica della prima metà del Novecento, il rapporto anche tra arte e guerra. E storia del collezionismo e storia del restauro. Tra i varie pubblicazioni c'è anche un, un, un importante ehm, testo su Mauro Pelliccioli, altro restauratore molto importante, e la cultura del restauro del XX secolo. Eh, permettetemi solo una digressione velocissima, un ricordo, cioè quando con Alice ci siamo conosciute proprio, eh, intanto che apro il tuo, il tuo saggio, con Alice ci siamo conosciute qua in fondazione perché appunto Chiara e io stavamo studiando per il volume di Trevisur Spicta e lei era eh, il 2016, stava... Lavorando. lavorando stava facendo un regesto insomma di tutto il fondo Coletti e uh, il ricordo Chiara diceva prima dell'emozione quando si fanno delle scoperte un ricordo bellissimo che condividiamo con Alice io ero qua in biblioteca lei era in biblioteca nel lato Coletti, mi arriva tutta trafelata con una piccola mh, cartellina molto bella, rilegata con, eh, con dei nastri, con, con scritto Loggia, l'aveva aperta. e Dentro c'erano degli acquerelli che rappresentavano la Loggia dei Cavalieri, gli affreschi della Loggia dei Cavalieri. E da lì, a parte appunto l'emozione di vederli, di riconoscerli, poi siamo risaliti che erano degli, affreschi, degli acquerelli di Enrico IX, restauratore che era stato incaricato nel 1894 del restauro della loggia e che aveva fatto appunto questi, questi acquerelli e che Luigi Coletti aveva successivamente acquistato e quindi sono qui conservati. Bene, lascio subito la parola a te e grazie Alice. Grazie, grazie Rossella. E grazie alla fondazione eh, per aver organizzato eh, la presentazione dei nostri saggi e soprattutto della rivista. Eh, e vorrei appunto spendere due parole proprio sulla rivista perché eh, vi invito veramente a sfogliarla e eh, a visionare i vari saggi. Perché la qualità effettivamente è molto alta e si capisce che questa rivista ambisce proprio a diventare un punto di riferimento e spero tra l'altro che la. Eh, L'Anvur possa darvi il prima possibile un riconoscimento molto alto perché eh, merita. Oltre a questo, eh, Chiara e Rossella nei vari scambi di mail, nell'accettazione nell del contributo, ma anche poi eh, nella velocità nella pubblicazione, è veramente un dato da sottolineare perché sappiamo bene che le riviste ci mettono veramente tanto tempo prima di eh, pubblicare i testi. Io sto aspettando ancora testi scritti due o tre anni fa, quindi per quello veramente questa rivista ha tanti, tanti valori e eh, aspetti da sottolineare in questo. Senso. E, um, per quanto riguarda il testo che ho scritto per il secondo numero di Fragmenta, eh, chiaramente Fogoletti appunto è, è uno di quei personaggi che ci si innamora quando si vedono le carte e poi non si lasciano più probabilmente, un po' anche perché i sei mesi che ho passato qui ormai nel 2016 sono stati dei mesi per me fondamentali anche per entrare proprio in contatto con la storia della critica d'arte abbiamo detto Coletti è stato un personaggio un po' eh, diverso rispetto alla formazione accademica che invece in quegli anni eh, altri eh, studiosi si stavano approcciando, eh, Coletti è un personaggio che appunto si laurea è una figura molto importante perché eh, riprende quelli che erano gli studi eh, in storia dell'arte, soprattutto di Treviso, eh, partendo però da una formazione da giurista, perché in realtà eh, si laurea eh, purtroppo non siamo riusciti ancora a trovare la tesi eh, che aveva scritto nel 1909, eh, però appunto come ha già ricordato Francesca. Eh, è una tesi eh, che eh, appunto era dedicata alla legislazione dei beni culturali, quindi un tema anche oggi particolarmente attuale. E eh, in tutto questo eh, io appunto ho avuto modo di eh, confrontarmi con Coletti eh, anche per quanto riguarda un, la scoperta del ritratto e anche il restauro da parte di Mauro Pelliccioli eh, del eh, ritratto che abbiamo visto del giovane conservato alle Gallerie. Eh, mi ha sempre fatto molto sorridere il fatto che Fogolari voglia farsi riconoscere dal ministero un, un, un contributo economico per aver scoperto. Scoperto lui per primo quest'opera, cosa che poi il ministero eh, non gli concederà, però, questo ci fa capire molto anche del pigno di questo personaggio che è stato così importante per gli studi nella storia locale. E poi eh, un'altra eh, caratteristica, che, mh, un altro aspetto eh, che ho subito compreso una volta veramente messo piede in biblioteca e nel fondo Coletti è il fatto che ci troviamo proprio di fronte a un unicum. Io ho girato tantissimi archivi di storici dell'arte e un fondo come quello di Coletti eh, non sono mai riuscita a trovarlo proprio perché eh, dà la possibilità agli studiosi di, eh, avere di fronte tutti i materiali che lui ha utilizzato per ogni pubblicazione, quindi eh, parte da eh, proprio formando un metodo, proprio quello dello storico dell'arte e del eh, giovane critico d'arte, perché sin dalle sue prime pubblicazioni utilizza questo metodo, cioè quello di eh, utilizzare pubblicazioni sull'argomento, moltissime fotografie. E poi, appunto, un'altra particolarità del fondo è quella di eh, avere ancora conservati il manoscritto del testo, le prime borse. E poi la pubblicazione finale, che è uno degli aspetti e dei punti che eh, sono veramente i punti chiave e di forza eh, del, eh, dell'archivio Coletti in fondazione. Oltre alle scatole che prima Alessandro ci faceva vedere, che sono appunto le scatole di lavoro eh, del, eh, del critico d'arte. Per quanto riguarda la, eh, come vi dicevo, il saggio che ho scritto eh, per la rivista Fragmenta, mi sono concentrata su uno degli aspetti che ho avuto modo di visionare eh, in archivio, cioè l'attenzione la, eh, che eh, Coletti ebbe per eh, il riordinamento della Pinacoteca di Treviso e questo perché nel momento in cui eh, le opere d'arte eh, ritornano, eh, nel, nel, dopo essere state poste nei ricoveri, sappiamo appunto durante la guerra eh, tutte le opere, il patrimonio di Treviso verrà portato a Pisa o comunque eh, Roma, insomma eh, viene allontanato dai centri più vicini al conflitto e quindi una volta che le opere d'arte ritornano, Uh, si inizia a riflettere su dove collocarle e soprattutto in questo contesto è molto interessante. Non voglio anticipare troppo perché mi piacerebbe molto che voi leggesse i nostri testi in maniera tale anche da rendervi conto come li abbiamo strutturati e pensati. Quindi uh, diciamo che la mh, L'apporto la, la, che eh, Coletti eh, dà alla città di Treviso è quella di eh, rottura, perché Treviso fino a quel momento aveva avuto, l'abbiamo visto prima, Bailo come importante e principale eh, col, eh, ordinatore diciamo, del museo, anche se ai primordi. E quindi Vailo eh, aveva in realtà conservato le collezioni seguendo quelle, la collezione seguendo quelle che erano state le donazioni che nel tempo si erano susseguite. E invece, eh, come dicevo, Coletti rompe questo aspetto perché nel momento in cui già lui nel 1920 all'indomani quindi della fine della Grande Guerra propone di eh, riflettere eh, sulla nuova collocazione del museo eh, addirittura di creare una sede ex novo per poter con contenere le collezioni civiche fino a che nel 1923 invece viene poi acquistato Palazzo Zuccareda e quindi eh, le collezioni vengono appunto depositate eh, nel palazzo l'aspetto appunto di rompente eh, di colette è proprio quello di eh, spezzare eh, quelle che erano le concezioni ormai da erudito dell'Ottocento che aveva Bailo e invece di tornare a riflettere sulle opere, di, secondo il principio poche ma buone, cioè di concentrarsi su una serie di capolavori che nel tempo, quindi a partire dal 300 fino poi al 7800, avevano caratterizzato eh, la collezione. Quindi andando a smembrare, e questa sarà una delle critiche eh, che Bailo eh, io. Io nell'articolo proprio descrivo questa lotta tra i due nella stessa città che ha animato anche le pagine della cronaca cittadina e ehm, per questo motivo appunto, come vi dicevo, Coletti proporrà eh, un ordinamento eh, che va a, a smembrare quelle che sono invece le eh, donazioni secondo un principio legato alle scuole e eh, cronologico come vi dicevo, tutto questo viene fatto eh, Coletti lo scriverà in un importante articolo sul bollettino d'arte, quindi comunque una rivista legata al ministero, quindi eh, sicuramente di spessore nazionale, eh, proprio eh, intitolata, lo vedete, la Pinacoteca comunale di Treviso e il suo riordinamento. L'aspetto da storica dell'arte che ho subito notato eh, nell'ordinamento di Coletti è quello proprio di allinearsi, eh, appunto come vi dicevo, Coletti non è uno storico dell'arte eh, di formazione, però di avvicinarsi a tutta una serie di eh, riallestimenti che proprio in quegli anni, e negli anni venti, subito dopo la guerra, vengono condotti in tutto il Veneto e anche poi in tutta Italia. Quindi, l'aspetto interessante che abbiamo sentito da Francesca, Chiara, è proprio il fatto che ehm, Coletti si pone anche in una diciamo città più di provincia, però come un animatore culturale anche. Eh, e, e proprio dell'importanza dell eh, delle collezioni storico-artistiche proprio a livello nazionale, la sua cultura data appunto dalla biblioteca e dai carteggi con importantissimi studiosi, tra cui appunto per me è stato fondamentale quando sono stata qui Gino Fogolari. Proprio perché ne, quando ero qui ho iniziato a vedere tutte queste lettere che arrivavano del soprintendente Veneto in quegli anni. Mi ha dato modo anche di riflettere poi sul progetto di. Dottorato e poi sul libro che ne è uscito, appunto che ho presentato ieri. Per cui eh, Coletti rimane. Sicuramente una figura importante, come vi dicevo, e aggiornata su quello che era il dibattito storico e critico di determinati artisti. L'abbiamo visto l'Otto. L'otto è stata una delle grandi scoperte sia per le opere d'arte ma anche per risistemare eh, l'attività la, eh, eh, dell'artista, la carriera dell'artista, con tutta una serie di spunti che spesso e volentieri però non sempre erano eh, efficaci e quindi questo non ha consentito magari ancora di più un'attenzione. Nei confronti di Coletti, che speriamo appunto che i nostri contributi siano serviti invece a valorizzare eh, il suo apporto, e eh, come anticipava prima Francesca, stiamo cercando di organizzare un convegno proprio un po' per rendere giustizia e portare anche Coletti fuori dal, da Treviso, e quindi farlo conoscere a un pubblico sicuramente più ampio, ma anche di studiosi che speriamo appunto potranno portare il loro apporto eh, per far conoscere Coletti e il suo impegno militante. Proprio per la storia dell'arte e il patrimonio trevigiano. Con questo io vi lascio, non vi voglio tenere più tempo. Se ci sono delle domande o delle curiosità anche per me, per Alessandro, se Qualche... a voi, vieni, eh, no aspetta, se non mi metto io di qui. Allora, grazie ai re nostri relatori perché sono stati meravigliosi e hanno restituito la figura di Coletti, come diceva Alice, davvero eh, portandolo fuori da Treviso e portandolo in un panorama nazionale, se non internazionale. Eh, volevo ricordare che la rivista è, è stata pubblicata, è pubblicata da Antiga, e questa sera c'è il nostro direttore editoriale Andrea Simeonato. Che anche lui porta il saluto perché è possibile solo grazie appunto ad Antiga. Che, eh... ben, siamo, siamo in casa qua, siamo tra amici. Mi fa piacere vedere tanti volti con cui abbiamo condiviso percorsi insieme, esperienze, pubblicazioni. Volevo solo mettere l'accento su due cose. Dal, innanzitutto volevo ringraziare la Fondazione Benetton per l'ospitalità ancora una volta. Perché sono sempre così generosi e premurosi anche nei nostri confronti. Però la storia va molto lontana. Vorrei mettere l'accento su un lavoro che ancora nel 2012 con Francesca Gersetti avevamo fatto sugli archivi di persona del Novecento, cioè sull'importanza di non perdere questi patrimoni. Ecco questo di questa sera ne è un esempio. Credo che se non avessimo avuto eh, l'acutezza degli eredi anche di Coletti, oggi non avremmo tutto questo patrimonio. E vi assicuro che ci sono tanti altri archivi da salvare, purtroppo. E quindi è compito di tutti noi anche ecco, fare comunità. Ecco, prima eh, Francesca appunto sottolineava questa, eh, questa parola, comunità culturale. Siamo in una comunità culturale, Fragmenta è un'iniziativa editoriale che ho sostenuto fin dalla sua nascita, eravamo, se non ricordo male, durante il Covid, che me ne avete in un incontro poco prima del Covid, ma ci ho sempre creduto perché credo che questo sia uno strumento di dialogo tra gli studiosi, ma anche di conoscenza e di approfondimento di aspetti della nostra città e del nostro territorio. Dicevamo prima che nel, nel video mi aveva ehm, così, sollecitato quella frase che Treviso è stata una città culturalmente molto vivace. Ecco, dobbiamo stare attenti a non perdere questa vivacità ma ad a rafforzarla e a fare in modo che... Tutti questi strumenti e tutte le istituzioni insieme possano davvero essere un contributo importante per far crescere culturalmente la nostra città, come lo è stato un esempio eh, Coletti, Mazzotti, Bailo. Ecco, abbiamo avuto delle, delle figure di, grandissima, di grandissimo spessore che non dobbiamo dimenticare, ma dobbiamo ricevere il testimone per continuare a... A, a, a divulgare ecco, questo patrimonio che loro ci hanno lasciato ecco, e in, questo, in questa scia anche la casa editrice si colloca perché è un'iniziativa credo che ho voluto che ho sostenuto che voglio e che sicuramente anche nei prossimi anni eh, troverà risposta e troverà pubblicazioni dei prossimi articoli mi fa piacere vedere due giovani Alessandro Biella e Alice Coutoulet Ecco, stiamo anche implementando il comitato scientifico, vedo qui Eugenio Manzato, ho visto prima la dottoressa Spiazzi. Ecco stiamo cercando anche eh, Don Paolo Barbisan. Stiamo cercando di ampliare anche questo comitato per renderlo sempre più importante e sempre più internazionale, vorrei dire. Quindi andiamo fuori davvero da Treviso e portiamo non solo Coletti ma la Treviso e la sua storia fuori della nostra città. Grazie. Grazie. Se qualcuno ha qualche domanda, qualche osservazione. Io aggiungo solo una cosa: ma, mm, che a me è, ha colpito molto. La scorsa settimana c'era un convegno a Brera, qui sono andata ad ascoltare, e molti, molti relatori hanno parlato di arte. Trevigiana, cioè e i restauratori di Brera hanno portato gli esempi dei restauri che hanno fatto su Lotto e quindi ritratti, il doppio ritratto Paola Bressa. Devo dire che lì mi sono sentita anche orgogliosa di essere trevigiana, però a Brera, ad un convegno che si parla così di Treviso, di questi artisti, ho pensato, beh, ma Treviso è stata davvero importante nel Cinquecento, prima e anche dopo. Hanno parlato di Francesco da Milano, a Castello Ganzuolo. Trovassi a Brella in un convegno così importante, eh, parlavano della materia del colore, eccetera, e, e molti riferimenti erano al nostro patrimonio, ho pensato anche alla nostra rivista e quindi... Forse anche una rivista che parla di studi trevigiani ha un certo valore non solo locale ma può essere davvero ampliato. Anche per questo stiamo cercando sia contattando i revisori che siano anche al di fuori del, di Treviso che il comitato scientifico che per studiosi che ci portino i loro saggi, ci mandino i loro lavori per poter allargare sempre di più i confini. Io vi ringrazio, ringrazio di averci ascoltato e di essere venuti qui. Beh, e se ci sono che... domande, magari, sì. perché credo che hanno sollecitato tanti appetiti questi due giovani, e trovare dei giovani che studiano ancora fa sempre molto piacere chi vuole la rivista è anche in vendita qui fuori in Fondazione Benetton ehm, continueremo a fare presentazioni quindi continuiamo ad avvisare eh, attraverso i vari mezzi di comunicazione su eventuali nuove presentazioni. E crediamo che per febbraio per fine febbraio ecco, di uscire anche col numero 3. Allora ci Bene, lo scriviamo Andrea momento. febbraio. Registrato, registratissimo. Registriamo. Fica é. aqui é. é. é.